Decima edizione dell'International FOF, siamo con i primi attori, sindaco e presidente della Prologo. Che dire, un altro evento importante, un anno 2024 che per tanti versi ha dato un po' il là a quello che è il discorso del sindaco che ha ripreso il suo posto, e si segue da quegli eventi che hanno dato lustro a questo comune, non solo. Il FOF è stato un appuntamento che era già stato confermato, perché il FOF ormai è imprescindibile, credo, per Offida. Dicevo, l'ho detto, lo ripeto, credo che sia l'iniziativa che probabilmente ha il respiro internazionale più importante. Quest'anno la decima edizione è un grande traguardo, siamo alla fine di 3 giorni straordinari, ancora ci saranno alcune ore di divertimento per i tanti che hanno raggiunto Offida, soprattutto per tante famiglie e tanti bambini. Dicevo, il FOF è un'iniziativa che, grazie all'impegno della Prologo, alla loro regia organizzativa, all'impegno finanziario della Prologo e dell'amministrazione comunale, alla regia e al coordinamento artistico di Filippo Maronette, sicuramente è un appuntamento che qualifica l'estate offidana, ma io credo qualifica l'estate picena, perché è un appuntamento veramente, veramente di livello. Presidente, cos'altro aggiungere dopo le belle parole del sindaco? Un evento che si rinnova di anno in anno, ma che dà sempre il suo grande successo. Sì, siamo giunti alla giornata conclusiva della decima edizione. Tema principale il caldo, devo dire. Sono stati 3 giorni di caldo veramente importante, però non ha scoraggiato quanti volessero divertire, vivere momenti di magia straordinaria, perché quest'anno davvero con 24 compagnie ci sono stati momenti in cui Offida diventava un paese fiabesco. Ci sono alcune compagnie itineranti che davvero danno un clima di straordinaria allegria, serenità, energia positiva, e il FOF è questo. Il FOF fa superare anche il caldo. Sì, il FOF fa superare il caldo, fa superare, secondo me, spesso anche momenti tristi della vita. Dopo aver sentito sindaco e presidente Prologo, abbiamo 2 assessori importanti, cultura e turismo, per fare il bilancio di questo FOF, 10° anniversario, caldo, però tantissime presenze di persone, ma anche di artisti di strada. Sì, noi siamo fieri e orgogliosi che Offida sia la casa del FOF. Insomma, sono stati 3 giorni intensi dove si sono esibiti artisti da tutto il mondo, e questo non ha fatto altro che arricchire culturalmente tutta la città, e in particolar modo quest'anno c'è stato un arricchimento culturale e artistico anche nei confronti dei bambini, perché si sono svolti dei laboratori proprio dove i bambini con le proprie mani hanno costruito dei burattini. Perciò noi siamo veramente fieri di come sia andata l'edizione del FOF, e parlano i numeri, parlano gli spettatori, e siamo molto molto soddisfatti. Sentiamo la parte turistica con Isabella Bosano. Giusto, Isabella? Un'edizione straordinaria che ha visto la partecipazione qui ad Offida di tantissimi turisti, quindi Offida davvero meta turistica, culturale, che sono venuti a visitare la nostra città, la nostra Offida, le nostre bellezze appunto architettoniche, e vivendo questa 3 giorni di grandi emozioni, poesia, e questo non ci può far che piacere. Quindi continuiamo ad invitare tutti a venire ad Offida, perché davvero Offida c'è tanto tanto da vedere. Grazie assessori. Grazie a voi.